Dopo qualche ora dalla morte di Padre Pio il 23 settembre, il suo corpo venne composto in questo luogo, nella verandina. Ecco, pochi sono a conoscenza che qui, nella verandina del convento, per permettere ai familiari soprattutto e ai confratelli di recitare qualche preghiera proprio nell'attesa dell'apertura della chiesa, il corpo di Padre Pio venne composto qui, adagiato su di un letto. Padre Pio aveva tra le mani la corona del rosario, la regola francescana, il crocifisso. Subito dopo venne adagiato in una bara di legno e venne portato a spalla dai confratelli, recitando il Miserere con la candela tra le mani, venne portato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Finalmente alle 8:30 venne aperta la chiesa. Possiamo solo immaginare lo strazio, i pianti, la tristezza nei volti di coloro che entrarono per la prima volta in quella chiesa, che possiamo dire è una chiesa diversa dal solito. Non c'era più Padre Pio, anzi trovarono Padre Pio proprio dinanzi al presbiterio, in questa bara di legno, bara che poi venne sostituita con una di acciaio e venne apposto sopra un cristallo, proprio permettere anche a tutti i devoti di poter guardare ed esprimere e affidare a Padre Pio una preghiera in quel momento, evitando quello che accadeva con la bara di legno, proprio perché tutti avevano l'opportunità di toccare il suo corpo. Quindi con questa lastra di cristallo vi era la possibilità di evitare il contatto con il corpo di Padre Pio. Da quel giorno fino al 26 il corpo di Padre Pio venne esposto all'omaggio delle folle, all'omaggio dei suoi figli spirituali, dei suoi devoti che piangevano la perdita di un padre.